Benvenuti, gentili massoni e massone. Esatto. Siamo qui uniti oggi in una setta anche detta satanica e fare tutti insieme dei riti attorno a questo calice di fuoco. Un bong. Esatto, anche chiamato bong, non voleva chiamarlo come prima di nipote, però l'ho scoperto. Infilzeremo qui che ci capitano, capito Giulio? Oggi l'ospite non sarà visibile con noi, casa del topo qua dietro. Quindi farò video da solo. Oggi faremo quindi la carne di bovino adulto. Bene, che secondo me è troppo poca. La fonduta di provolone piccante. Perché nella fonduta da me la faccio tutte le settimane. Esatto. E poi con tutto questo abbiamo dei finferli. Sono anche belli freschi. E poi la panna. Quanto te l'hai mangiando uno crudo adesso? No, non lo mangio crudo il fungo. E avevo anche l'utilizzo di questa. Avevo anche la possibilità di utilizzare questo bong. Qua. Accendiamo qua sotto e faremo. E cosa facciamo? Prima di tutto imburiamo una padella. Utilizzeremo quindi il burro e non la margarina. Noi siamo favorevoli allo sfruttamento animale. Conad. Facciamo così, massaggiamo la padella. A me i funghi piacciono belli burro. Vedete questo qua? Questo qui è. Lì sta mettendo fuoco. Questo qui è provolone piccante. Abbiamo ben omogeneamente distribuito il burro. Quindi mettiamo qua e accendiamo il fuoco con sopra niente, in modo che si scaldi la padella. Di fianco mettiamo un'altra padella uguale, ma senza burro. Per chi non lo sapesse, i funghi sono come piccoli bonsai. Vanno accuditi molto bene. Non è che sei detto qua con solito. Mi sa che sono troppi, giù. No, vai con tutti. Adesso basta, di più impazziscono. Aggiungiamo anche la carne intanto. Buon odore di carne. Bene, basta. Ragazzi, adesso qua con questo cilindro qua ci andiamo qui. E guarda che ci sono sterno liquido. Sì, è quello che rilasciano. Grazie. Eccolo lì, fuoco. Metto il latte. La panna. È un pochettino dura la panna. Iniziamo a tagliare i provoloni. Anche i porcini che ha fatto anche un po' di cremina. Ho detto che cuce abbastanza veloce. Giulio, la panna sta fumando. C'è fumo, alcol, c'è di tutto qua. Basta, dammi il mio coltello. Tu le. No. Signore e signori, quanto è buono venuto. Guardate. E noi facciamo una cena con questo. No, oh, Giulio sta facendo le. Giulio sta facendo le bolle la panna. Mettiamo un po' di pepe. No. Tanto che sono. No! È essiccata adesso! No, lo so, aspetta, questo qui c'è così. Ah! Dovevo liberarmi. Guarda che buono il finfello. Se viene come deve venire, secondo me potrebbe essere una delle più buone ricette. Guardate, ragazzi, qualcuno nel bong ci mette l'erba e invece noi ci mettiamo i funghi. E esatto. Il formaggio. Ehi, brother! Se qualcuno non li vuole, prendo io gli scatti. Avete pettinato? Sì, vuoi? Devo quella tua. Poca la. Ma perché sei disabile? Prendi il tuo pezzo di carne, no? No. Stai lontano dal mio pezzo di carne. Lo intingi per bene qua. Aspetta ragazzi, però non bene. Bene. Nessuno ha visto niente. Gli archiviati non vedranno mai questo. Vediamo com'è? Esatto, vediamo. Buonissima. Allora, ho scoperto un nuovo sapore, ho sbloccato un nuovo senso. Qualcuno gli ha assaggiato i funghi? I funghi salati e pepati col formaggio e tantissima roba anche quelli. Poi ho già finito la carne. 9 e mezzo. È la più buona ricetta che abbiamo fatto. Ma è un buono. Non lo so. Potrei dirti di sì, potrei dirti di no, però. Tu la vedi e dicevo, ah. E qui sblocchi anche le funzioni dell'alcol, che fa schifo, ma può fare di quelle cose. Voti quindi? Io sì.
9 e mezzo. 9 e mezzo. Quindi questo video è un po' breve, ma addio, chi vi ha detto? No, dai, ha fatto finale tutto adesso.